consapevole, come sbagliate, come sempre sofferte. Allora attenzione, un po' di silenzio. Un po' di silenzio così se volete sentire le risposte. Allora, la lanterna numero uno chiedeva delle montagne. Allora, le montagne più alte, che si vedono dalla lanterna sono il Resegone, che è quello là, dietro la chiesa. La Griglia e il Grignone non si vedono da qua. C'è chi ha scritto Griglia, Grignone, non si vedono. Questa dietro da là non si vedono. Poi c'è il Cornizzolo, che è questo. Poi là c'è, si vede il San Primo, il Palanzone e il Bollettone. Capito? Le più alte sono queste qua, più o meno tutti l'hanno scritto. Poi i nomi degli uccelli e Folaga sono quelle nere, poi i cigni sono quelli bianchi, poi c'è anche il Germano Reale, sono delle anatre, specie di anatre, e più o meno tutti hanno scritto giusto. E poi volendo c'è lo svasso anche, che però quel periodo qua non si vede, è difficile da vedere. Bene. Poi numero 3, che pianta era? Qui quasi tutti hanno indovinato, un platano. Quasi tutti hanno fatto giusto questo. Poi al numero 4, il pittore che ha dipinto questi laghi, questo lago, è Giovanni Segantini. Il quadro più famoso di questo pittore, che ritrae proprio questo lago, si chiama Ave Maria a trasbordo. Tanti hanno indovinato, qualcuno ha indovinato. Questo non è la cosa. Poi i pesci, qui tutti hanno indovinato, c'è il persico, il lucio, la carpa, poi la scardola, cavedano, carpa, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, trote no. È che con il cambio del clima. Poi, la numero 6 ha indovinato solo una squadra, che è quella dell'Edera. L'Edera si attacca alle piante e poi le fa morire. Si chiamano piante, questi tipi di piante che si attaccano alle altre, si chiamano piante parassite. Numero 7 con dei sassi, allora andava bene, sassi erratici, massi erratici perché vengono dalle morene, oppure il tipo, andava bene anche il tipo di sasso, c'erano due sassi di serpentino e uno di granito. Comunque avete visto che questo è un bel percorso che potete venire anche con le famiglie, così anche d'inverno, qua c'è sempre il sole, è bello fare anche d'inverno, è esposto bene. Allora ci vediamo, questo era il recupero della prima prova, la prossima prova è il 6 aprile a Lecco, facciamo tornei di palla avvelenata e di mini calcio. In internet è il modulo del regolamento. Adesso chiamiamo una squadra alla volta e diamo il premio. Anche Reghentino! Belle dense! Vai!
bimba, bimba. No, lei! Lei è bimba! Caccia, andiamo, eh! Il nostro Giovanni! Caccia, scappi! È un piccolone! È con noi! È con noi! Ma è con voi! Poi, Rogero! Rogero! No, sono il nostro più capito! Ho fatto dopo, dopo, dopo! No, adesso non si può, si deve... Vai con voi! Ciao la felina! Anani, ciao! Fusiano! Fate un ragazzo, vai, vai! Airuno! Dai che andiamo a casa, andiamo. Futura. Albe. Arrivo giù. Via. Vieni. Prego, prego. Amore, andiamo. Giù, sì, giù. Vai, non c'è così. Andiamo. Vai, 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 dai, città. Vai, vai. Posso? Grazie. Insomma, ma qualcuno che sono tanti, miei. Cosa si dice? Andiamo a sederci. Poi Giulia qua a prendermi, dai. Giù, venite con te. E avete fatto il giro anche voi. E certo, non anche voi.